Si parte, domani scatta il campionato di Serie D e per il Gela è subito trasferta. La compagine biancazzurra sarà di scena sul campo del Pomigliano d'Arco nel Napoletano. Gara insidiosa come lo saranno tutte le altre del torneo che sta per cominciare. Un campionato che vedrà ai nastri di partenza squadre blasonate e che hanno un trascorso importante. Ci riferiamo alla Cavese, alla Turris, alla Sicula Leonzio, alla Ligia Virtus e anche al Gela. Sì, perché il Gela ha calcato anche i campi di Serie C1 e dunque ha un curriculum di tutto rispetto. I biancazzurri del neotecnico Pietro Infantino si presenteranno all'appuntamento di domani dopo aver superato una settimana e più ad alta tensione. Squadra che non partecipa al campionato, giocatori che fanno le valigie, crisi societaria rientrata, allontanamento dall'allenatore Toto Bruculeri, di tutto di più. A proposito di giocatori che sono andati via, anche il centrocampista Trofo e il portiere Costanzo hanno fatto le valigie. Si aggiungono ai vari Strum, Biondo, Mincica, Biancola, Lia e Luis. È ritornato alla base il giovane difensore centrale Matteo Runza. Però adesso, come dicevamo, è giunta l'ora di metterci una pietra sopra e pensare solo a giocare e a dare l'anima per la maglia che si indossa. Certamente è stata una settimana particolarmente difficile per tutti, però fortunatamente ritornati il sereno, ci siamo. Sicuramente sputeremo sangue per questa maglia, per onorarla e per portare il Gela più in alto possibile. Dopo l'abbandono di alcuni giocatori, appresso si interverrà sul mercato per acquistare altri atleti che possono sposare il progetto Gela. Dobbiamo obbligatoriamente intervenire, ci facciamo questa partita, ci siederemo con il nuovo allenatore e pianificheremo il da farsi. Domani la partita avrà inizio alle 15. Dalla poca esperienza che ho, non mi sembra che ci siano squadre materasse in questo campionato, quindi tutte le partite saranno difficilissime. Storicamente le campane sono ostiche tra le mura amiche, poi noi siamo in una situazione di emergenza, però venderemo cara la pelle, non c'è dubbio.